scambio, l'indipendenza della giustizia e la separazione dei poteri dello Stato. Per quanto riguarda la corruzione in Romania, il Presidente della Commissione europea ha dichiarato che è un male che bisogna sradicare. D'altra parte, Juncker ha assicurato che la Romania può contare sul sostegno incondizionato della Commissione per attirare fondi europei. È chiaro, ha aggiunto l'esponente europeo, che Bucarest deve ancora lavorare al capitolo capacità di assorbimento. L'idea di un'Europa più velocità, concetto fermamente respinto dalle autorità romene, la Brexit e i rapporti Unione Europea-Russia si sono annoverati tra gli altri argomenti analizzati durante la visita. La plenaria riunita del Parlamento romeno ha approvato la creazione della commissione d'inchiesta sulle elezioni del 2009, in seguito alle quali Traian Băsescu ha vinto il secondo mandato di presidente, particolare in un approfondimento di Ștefan Stoica. Nel 2009 l'imprevedibile presidente in carica della Romania, Traian Băsescu, ha vinto in modo sorprendente il secondo turno delle presidenziali, superando il numero di voti ottenuti dal favorito Mircea Joan, allora leader del Partito Socialdemocratico. La differenza è estremamente ridotta, di qualche decina di migliaia di voti. Il numero alto di seggi elettorali speciali in cui hanno votato moltissimi romeni e le segnalazioni sullo svolgimento sospetto del processo di voto in alcuni seggi elettorali all'estero hanno alimentato i sospetti.